Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Dopo due ritiri per motivi medici, Francesca Berchesio e Tonia Romano, stasera l'isola torna in prima serata. Sono finiti ovviamente in nomination, lo sapete bene, Peppe di Napoli, Samuel Peron, Kenny Gayel, Luce Caponegro. Quest'anno però i naufraghi meno votati lasceranno definitivamente l'isola, quindi nessuna ultima spiaggia per loro. Vladimir Luxuria. C'è una novità molto importante in questa edizione: non ci sono altre isole o seconde chance per i nostri naufraghi. Quindi amici di Nova News 24, questa sera chi lascerà l'Honduras? Intanto, proprio oltre al pesci vendono napoletano, Beppe di Napoli. Per gli amici Beppe anche Luce è a rischio, visto che è poco sopra nei sondaggi, ma andiamo con calma. Sembra proprio che al comando ci sia proprio Kedi Gueye col 32%, 27% Samuel Peron, che supera Luce, che è di pochissimo staccata, si parla di pochi spiccioli percentuali, 27-85, 27-41 Luce, quindi in realtà sarebbe anche Samuel a rischio. E poi Peppe di Napoli col 12%, ma attenzione, perché proprio Peppe di Napoli è quello più a rischio di tutti. I sondaggi quindi hanno dato il loro verdetto: Peppe di Napoli sembrerebbe quello più a rischio. Intanto Kedi Gueye, modella ex volto di ex On the Beach, sembra proprio la favorita ovviamente a vincere ed essere la preferita, almeno in questa prima manche di voti. Bisognerà capire però quanto ha avuto, che peso ha avuto ovviamente la sua rilevanza sui social. Amici di Nova News 24, sembra proprio che a questo punto, arrivati ormai a un passo dalla terza puntata, i naufraghi cominciano a farsi conoscere e le cose stanno cominciando ad evolversi. Diteci cosa ne pensate voi. Intanto amici di Nova News 24, chi è il vostro preferito, chi volete voi salvare? Mi raccomando, seguiteci sempre su Nova News 24.